Buonanotte dal mondo in parole, anzi, stavo dicendo, ancora mi sbaglio a regola d'arte, ma in realtà è solo in parole perché, come sapete, abbiamo diviso le puntate parlando di arte da una parte e di letteratura dall'altra, nella cui presente puntata sono come mercoledì scorso e come 2 mercoledì fa. Con la scrittrice Chiara Cicconi, autrice del bellissimo libro Luce, ci ha già letto delle parti di esso e ci eravamo ripromessi di conoscerlo tutto, o perlomeno le parti più importanti, più salienti, affinché voi possiate conoscerlo e possa essere diffuso il più possibile, perché oltre ad essere scritto molto bene, da tantissimo in termini umani, ma anche di esperienza di vita, non solo quella terrena, ma anche ultraterrena. Vero, Chiara? Buonanotte, innanzitutto. Buonasera, buonanotte a tutti. Sì, anche quella ultraterrena che io credo sia un punto fondamentale per la nostra crescita interiore e spirituale, no? Assolutamente sì. Infatti, chi ha vissuto, come dicevamo, per chi non ci avesse ascoltato nelle puntate precedenti, il libro narra in uno dei suoi capitoli, anzi in alcuni capitoli, l'esperienza di Chiara, che ha avuto un'esperienza pre-mortem e questa esperienza ha cambiato la personalità, comunque molto ricca, molto profonda di Chiara, ma l'ha arricchita ancora di più perché la vita terrena è vista sotto un'altra prospettiva, ha una luce diversa rispetto a coloro che io a questo punto direi non hanno avuto la fortuna, no, di avere la medesima esperienza. È chiara. Eh sì, la fortuna, io veramente mi domando, come dicevamo anche altre volte, come mai ho avuto questa fortuna, ma veramente una grandissima fortuna. Prima di tutto perché ti dà la certezza che c'è un al di là, e quindi non è, credo, poco, no? Assolutamente no, e tra l'altro è anche una dimensione, possiamo dirlo, più bella di quella che viviamo. Diversa, sicuramente più bella, diversa, qui noi, come ho già detto altre volte sempre, noi stiamo facendo un'esperienza, siamo come a scuola, quindi siamo qui per imparare, ma anche la vita che viviamo adesso è molto bella. Sicuramente bisogna vederla, no? Avere gli occhi giusti per guardarla, e sicuramente l'esperienza vissuta da me ti dà questa diversa visione, sicuramente è uno dei punti fondamentali. E quindi ti fa apprezzare di più tutto perché, anche perché ti dà la consapevolezza che questo tutto potrebbe finire da un momento all'altro, per andare in una dimensione molto bella anch'essa, ma ovviamente non ci sono le stesse cose che abbiamo qua. Quindi apprezzare quello che abbiamo qua in ogni momento perché non sappiamo quando potrebbe finire. Ecco, Chiara, vuoi parlarci di quello che hai trovato e le differenze che ci sono tra qui e nell'altra dimensione che tu hai conosciuto, perlomeno hai sfiorato? Eh sì, purtroppo ho sfiorato, nel senso che sicuramente non sono rimasta, quindi l'ho potuta vedere brevemente, no? Sicuramente non mi ricordo, come dicevamo anche altre volte, tutto di quell'esperienza, perché probabilmente è necessario così, però le differenze sono che sicuramente importanti che qui abbiamo un mondo materiale e che noi conosciamo, ovviamente meglio o peggio dipende dalle situazioni e dalle persone, ma comunque lo conosciamo. Dall'altra parte è un mondo del tutto spirituale, quindi ci si ritrova in un'altra totale dimensione assolutamente inaspettata, che però quando ci arriviamo ci sembra normale, cioè ci sembra di conoscerla da sempre. E questo conoscerla da sempre vuol dire che sappiamo dall'altra parte quando ci arriviamo che lì contano solo alcune cose che noi qua abbiamo vissuto, perché come esperienze importanti, intendo. Quindi conta l'amore che abbiamo donato agli altri, conta quanto spiritualmente abbiamo vissuto, ma poi in termini di amore e di dono verso gli altri, quanto siamo riusciti ad essere un dono per gli altri. E questi sono i meriti che avremo dall'altra parte, quindi si tratta solo di meriti spirituali. E quello che noi,
per noi qui è molto importante materialmente, di là non conta proprio niente. E anzi, forse appesantisce un po' il passaggio, perché se siamo troppo legati alla materia, il passaggio di là è un po' più complicato, perché comunque ti devi scrollare di dosso la materia. Ecco Chiara, che cosa consiglieresti tu che hai avuto la fortuna di vivere questa esperienza e comunque di tornare, quindi insomma sei stata una privilegiata da questo punto di vista, che cosa consiglieresti a coloro che stanno vivendo, a noi che stiamo vivendo questa vita tridimensionale, non abbiamo conosciuto cosa c'è al di là di essa? O meglio, non ci ricordiamo probabilmente. Certo, non ce lo ricordiamo perché veniamo tutti da lì, quindi sicuramente non ce lo ricordiamo. Io consiglierei, che cosa consiglierei? Consiglierei di, appunto, di vivere il momento esattamente per com'è. Quando si dice sempre vivi il presente, no? Sì. Perché vivi l'attimo, e l'attimo è vissuto con consapevolezza. Tutto quello che facciamo nell'immediato, adesso io e te stiamo parlando, io sì, sono concentrata totalmente sulla nostra conversazione, ma questo dobbiamo farlo in ogni momento della nostra vita. Stiamo mangiando, concentriamoci su quello che stiamo mangiando, sul sapore di quello che stiamo mangiando, perché spesso noi mangiamo e pensiamo a tutt'altro e non ci rendiamo neanche conto, no, di aver mangiato, per dire. E quindi queste le piccole cose, concentrarsi su tutto quello che facciamo nell'attimo, perché in realtà il tempo è quello, noi abbiamo solo quel tempo lì, il presente, perché sul futuro possiamo fantasticare, immaginare mille volte, mille situazioni, mille cose, ma poi alla fine non sappiamo né come andrà né se ci sarà e fino a quando ci sarà, no? Quindi tante volte, spesso ci riflettiamo tantissimo su quello che accade all'improvviso, come è successo a me, può accadere, è accaduto anche ad altre persone, di andare via all'improvviso senza che nessuno se l'aspettava in quel momento preciso, no? O comunque non era così, diciamo, scontato. Ecco, io direi... Perché a me è capitato in un momento in cui sì, dovevo affrontare un'operazione, ma è successo addirittura prima dell'operazione, no? Quindi non era neanche il momento preciso in cui uno avrebbe potuto immaginare. E quindi godere proprio del momento che stiamo vivendo, perché da adesso in poi non sappiamo cosa accadrà, e quindi godiamoci ogni attimo. Questo ci dà una consapevolezza immensa, perché come dicevo dall'altra parte il tempo non esiste, è un immenso presente, quindi iniziamo a vivere così principalmente. Secondo, dobbiamo per noi stessi, non tanto per gli altri, per sentirci, per avere proprio il cuore pieno, no? Riusciamo a essere presenti per gli altri anche nelle piccole cose che sembrano poco importanti, ma sono fondamentali in tantissime situazioni. Una piccolezza, una gentilezza piccolissima può aiutare una persona che magari in quel momento è in difficoltà, e a noi non costa nulla, magari, no? Certo. Sono piccole cose che non sono piccole in realtà. Ecco, in questo senso, infatti io volevo aggiungere, e poi l'hai aggiunto tu, al verbo concentrarsi, riflessivo ovviamente, anche il verbo, soprattutto, confermami se è così, godersi, no? Godersi il momento, la vita. Eh sì, perché in realtà la vita, si dice la felicità, no? Ma in realtà la vita è fatta di tanti attimi messi insieme. Ma se noi pensiamo a quello dopo, pensiamo a quello prima che abbiamo vissuto, magari a cose vissute che magari non torneranno più, perché nella vita succede anche questo, no? Ci perdiamo un attimo nel momento presente, che ripensandoci tu dici l'ho vissuto, sì, però in quel momento me lo sono goduto? Probabilmente no. Ecco, forse quello che puoi fare per i nostri ascoltatori, ed è veramente un dono immenso, non solo è dare questi consigli che sono oro, sono la più grande ricchezza che abbiamo, cioè il tempo e la possibilità di goderne, di godere dei beni della nostra vita nella maniera più alta, più assoluta, più nobile, ma anche il modo di godere questi beni che ci dà il presente ad ogni secondo. Ecco, magari sulle modalità. Ma guarda, ti ho detto, appunto, pensare al momento che stiamo vivendo, anche se è difficile, doloroso, no? Perché può capire
dai, sono momenti difficili, magari un lutto, però vivere in quel momento in pieno, a pieno per, anche per capirlo, no? A pieno in quel momento, per avere tutte le sensazioni che quella situazione ci dà, e poi superarlo, però viverlo in quel momento, brutto o bello che sia, o difficile, perché brutto poi alla fine ogni cosa se non è un insegnamento, anche quando è brutto è difficile. Sì, guarda, ti Però io faccio. non. Sì, prego, Scusami. scusa se ti interrompo, perché effettivamente quando tu hai detto ci sono momenti molto belli, anche meno belli, in effetti, ad esempio, questa martedì scorso, cioè quindi ieri mattina sono stato purtroppo al funerale di un amico, aveva la mia età, era un anno più grande, aveva 48 anni. Era una persona meravigliosa e purtroppo se n'è andato così, all'improvviso. Un infarto se l'è portato via. Come dicevamo appunto, no? Non sappiamo mai quando finirà e nessuno ti avvisa. Ecco, come Quindi dice. vivere il momento ogni secondo è importante. Mi dispiace per il tuo amico tantissimo, ma io adesso so dov'è, quindi mi dispiace per me. Spesso quando se ne va qualcuno, non mi dispiace per la persona che è andata via perché io so dove sta andando. Mi dispiace ovviamente per chi rimane che soffre. Ecco, Però che il distacco comunque lo proviamo sempre, no? siccome anche ci sta ascoltando anche la sua compagna, che tanto saluto, ecco, visto sicuramente a lei farebbe piacere sapere dov'è, ce lo puoi dire tu, così almeno anche per un Lui conforto. adesso è in un posto meraviglioso, non è, ovviamente posto è anche tra virgolette perché le parole umane non le usiamo per comprenderci, no? Ma non c'entrano niente con quello che c'è dall'altra parte. Un luogo meraviglioso, pieno d'amore, è stato accolto con un amore immenso. Lui si è ritrovato in una situazione che già conosceva a livello spirituale, quindi non è nulla di strano. E sicuramente dovrà realizzare immediatamente se è accaduto all'improvviso dove si trova, però se noi abbiamo continuamente vicino quello che viene chiamato angelo custode, in realtà è una guida che ci segue tutta la vita, non ci può, ci dà qualche indicazione ogni tanto, ci sussurra qualche cosa, però non può fare molto altro nella nostra vita, però conosce tutto della nostra vita e ci segue anche dall'altra parte per aiutarci nel passaggio e accompagnarci, no? E farci capire cosa sta accadendo, spiegarci, dirci dobbiamo andare verso questa direzione e poi ovviamente ci sono anche dall'altra parte delle cose da fare e da capire. Quindi lui adesso sta affrontando questo passaggio Tu l'hai e si incontrato? ritrova in un posto bellissimo. Tu l'hai incontrato Dici, dici. l'angelo custode? Probabilmente quello che mi ha detto che dovevo tornare era la mia guida, sicuramente. Quindi ecco, Franco si chiama così. Adesso puoi affermare, visto che tu sei stata dall'altra parte, che si trova in un posto molto più bello di quello dove ha vissuto fino adesso. Sicuramente sarà è in compagnia della sua guida, che è lì apposta per aiutarlo nel passaggio, che ovviamente lui adesso non avrà compreso, ma lì per lì è accaduto in quel modo, ovviamente si sarà trovato un attimo spaesato, no? Beh, sì, Però perché è ti trovi stato. subito con la guida vicino che ti dice che cosa accade, a me è accaduto, ecco appunto, poi mi ha detto che potevo scegliere di tornare indietro. E questa è una cosa un po' particolare poi nella vita quando ti ritrovi a vivere dopo, no? Perché ti senti un po' una sopravvissuta, perché comunque puoi sentire di persone giovani come il tuo amico e tu dici perché a me mi hanno rimandato, cioè ti viene in mente perché mi hanno rimandato indietro, no? E magari invece tipo questo tuo amico Franco, lui è rimasto là. Quindi ti domandi tante cose, no? Però sicuramente era il suo percorso, perché ognuno di noi ha il proprio percorso e quindi non si può intervenire se non intervengono loro dall'altra parte dicendoti hai questa possibilità, ma è rarissima la possibilità, o ti rimandano loro oppure devi rimanere. Però rimanere non è una cosa brutta, è bellissima, cioè nel senso che ti ritrovi a casa, lui adesso è a casa. E a casa è la casa che trovo, che dove ci troviamo tutti quanti. Bene, bene, quindi possiamo dire che lo rincontrerò, e tutti gli amici e la sua compagna, in primis ovviamente, ma Sì, anche. ci si rincontra dall'altra parte sicuramente, perché
parte tutti di quel posto, quindi può essere anche che quando sarà il momento della sua compagna lui lo andrà a prendere, la accompagnerà. Ecco. Si può sapere, succede anche questo. Ho sentito succedere, cioè, raccontare tante volte da familiari di persone che dopo una malattia, nel momento in cui stavano affrontando il passaggio, hanno avuto la percezione visiva addirittura che c'era un loro caro che era arrivato per accompagnarli. Bellissimo, bellissimo. Sarà sicuramente anche di grande aiuto e conforto alla sua compagna, di cui non faccio il nome ovviamente per motivi di privatezza. Ma, certo, ma io le un grande abbraccio, perché ovviamente è un momento difficile, perché penso il distacco lo senti, non ci si può fare nulla in questo. Io non voglio assolutamente che si pensi che la mia esperienza debba servire a far capire che non devi soffrire. No, la sofferenza c'è, però c'è anche, ho saputo da tante persone che hanno perso una persona cara, che ha comunque il sapere che c'è un di là bello, di un luogo dove vieni accolto con amore, dà un po' di sollievo, no? La sofferenza, comunque sai che l'altra persona sta bene, no? Non va in un chissà dove, che noi di solito ovviamente abbiamo, no? Non sapendo che cosa c'è dall'altra parte quasi sempre. Bene, bene, ti ringrazio sia personalmente che a nome di tutti coloro che vogliono bene a Franco e che sperano, anzi, e che lo rincontreranno, chissà quando, questo non c'è dato saperlo, ma lo rincontreranno. Cara Chiara, vuoi leggerci qualcosa sempre dal tuo libro? Allora, oggi intanto però volevo fare una cosa che non sono riuscita a dire prima. Prego. Era sempre sul discorso del tempo. Io, appunto, il tempo. Io ogni giorno mi sveglio e so che ogni giorno che io vivo dopo di quell'esperienza per me è un regalo. Perché è un giorno in più. Io avrei potuto questi giorni non viverli. Adesso si tratta di 14 anni e mezzo più o meno, che potrei avere o non vissuto, perché ovviamente se rimanevo di là, adesso ero di là, appunto, no? Tornare vuol dire aver avuto un regalo anche in questo senso, oltre aver potuto vedere di là, comunque avere un regalo di tempo, e quindi per me ogni giorno è un regalo, cioè io vivo i miei giorni regalati, li chiamo, no? Il mio tempo regalato, in questo senso volevo fare questo commento. È bellissimo, sicuramente un suggerimento da estendere a tutti i nostri ascoltatori, che comunque ascoltandoci, se è vero che ci ascoltano, hanno una predisposizione per la letteratura e quindi anche una sensibilità, diciamo, maggiore rispetto a coloro che non hanno il minimo interesse a leggere un libro o a scoprire soprattutto quello che ha da dire una scrittrice, come nel tuo caso, o uno scrittore. Io ricordo sempre, faccio sempre questa distinzione, a scrivere bene basta che si va in un liceo, si prendono i 10-15 ragazzi che vanno molto bene in italiano e questi ragazzi e ragazze sono sicuramente delle persone che scrivono bene, ma magari non hanno da esprimere dei concetti, dei vissuti che invece deve avere lo scrittore. Chiara ha avuto sicuramente questa esperienza che l'ha forgiata, oltre ad una grande sensibilità che le permette di vivere la vita in maniera sicuramente non convenzionale, e poi questa sensibilità, questo approccio alla vita è stato perfino migliorato, anzi di molto migliorato, attraverso l'esperienza che ha avuto. E di cui stiamo parlando da tre puntate, perché a mio giudizio è qualcosa che può dare molto a chi ci ascolta, a me sicuramente tantissimo, ma anche a tutti coloro che ci ascoltano, perché comunque la loro direzione è la medesima che ha Chiara, in secondo luogo io e anche loro. Quindi ecco, Se ci leggi qualcosa che tu pensi possa
diciamo, Io solleticare. oggi vi leggo un pezzo della mia vita regalata, appunto, Prego, no? prego, Quello che è ecco. venuto dopo quell'esperienza e che è stato scelto con grandissima consapevolezza. Il capitolo si chiama Luce, capitolo 11. Allora, mia figlia si chiama Luce. Molti mi domandano il motivo di questo nome particolare. Il suo nome è venuto d'istinto, ma dopo aver vissuto e oltrepassato sia io che suo padre, ognuno per conto proprio quanto insieme, molti momenti bui. Lei è arrivata come un miracolo dopo un arresto cardiaco e un'operazione a cuore aperto, dopo aver scoperto che l'insulino resistenza non mi permetteva di avere figli e dopo aver iniziato la cura giusta, dopo un matrimonio sbagliato che mi aveva annullato l'anima e dopo aver trovato la forza per chiuderlo anche a rischio di subire stalking, dopo aver ritrovato l'amore, quello per la vita, dopo aver rischiato la vita per averla, dopo aver trovato il coraggio per sperare che la vita potesse essere bella e che potesse avere un senso vero importante. Dopo tutto ciò e con l'immensa gioia di un grande amore accanto che per avere me ha aspettato 10 anni senza rassegnarsi a vivere amori di cartone e che ha lottato insieme a me per affermare il nostro amore, è arrivata lei, Luce. Quando il medico mi disse che le medicine che stavo prendendo ormai da 10 mesi avevano rimesso in ordine il mio apparato riproduttivo, facendo in modo di avere l'ovulazione che prima non c'era e che avrei potuto tranquillamente avere figli, gli chiesi, incredula, se non sarebbe stato necessario prendere degli ormoni e mi rispose che non sarebbe servito. Mi disse anche che non se la sentiva di seguire una mia futura gravidanza, visto che sarebbe stata molto rischiosa. Gli risposi di non preoccuparsi perché se mai fosse rimasta incinta sarei tornata dal ginecologo che mi era stato consigliato dai medici che mi avevano in cura per il cuore. Il mio ginecologo, esperto nella mia patologia al cuore in relazione a una possibile gravidanza, dovette descrivermi tutti i rischi che avremmo potuto correre sia io che il bambino. Mi spiegò che all'incirca il terzo mese di gravidanza, quando il feto si impianta nell'utero, all'interno della placenta, il sangue che circola nel mio corpo sarebbe aumentato di 2 litri e questo avrebbe potuto creare problemi alla valvola biologica che avevano sostituito la mia circa 4 anni prima. Mi disse che in quel preciso momento e anche durante tutta la gravidanza si sarebbero potute ripresentare le aritmie letali e che avrebbe potuto essere necessario un aborto per non rischiare la mia vita, ma mi disse anche che poteva accadere che non si sarebbe potuto intervenire in tempo, come sapevo bene, e che quindi avremmo potuto rischiare la vita tutti e due. Mi avvisò che il feto avrebbe potuto ereditare le mie patologie, sia quelle al cuore che la labioglottosclerosi, e necessitare per questo di un intervento appena dopo la nascita, per permetterne la sopravvivenza. Mi disse che se avessi deciso comunque di provare ad avere un figlio, avrei dovuto essere costantemente seguita, che la mia gravidanza sarebbe stata dichiarata a rischio da subito, che avrei dovuto affrontare 3 ricoveri per controllare il tutto e che avrei dovuto fare 3 visite complete con il mio cardiologo ogni 3 mesi e fare l'ecografia al feto una volta al mese per controllarne lo sviluppo. A questo punto non potevo decidere da sola, perché da dopo la fine dell'accordo di separazione, la firma dell'accordo di separazione, dividevo la mia vita con Federico ed era giusto che conoscesse tutti i rischi che avremmo affrontato se avessimo deciso di avere quel figlio che desideravamo tanto. Ne parlammo a lungo, scandagliando tutte le possibilità. Mi chiese se me la sentivo di rischiare la vita e io chiesi a lui se realmente se la sentiva di rischiare la nostra vita futura insieme. Per assicurarlo, dissi che se fossi rimasta incinta sarei stata sicura della benedizione di Dio sulla nostra storia e sul nostro figlio, che noi speravamo fosse una femmina e che ero convinta che sarebbe andato tutto bene. Decidemmo quindi di iniziare a provarci, sfruttando l'assenso del cardiologo che aveva confermato che si trattava di un buon momento per il mio cuore. Eravamo consapevoli che avrebbe potuto essere necessario provarci anche per vari mesi o addirittura per un paio d'anni, ma mai ci saremmo aspettati che sarei rimasta incinta immediatamente. Non era proprio il momento migliore perché dovevo ancora affrontare l'udienza di separazione in tribunale. Arrivai a quel giorno incinta di 1 mese. Camminavo 1 metro da terra e non mi interessava nient'altro. Dovemmo affrontare anche le nostre famiglie che non si aspettavano assolutamente che avremmo avuto un figlio insieme e soprattutto in quel preciso momento della nostra storia. Stavamo insieme da pochissimo tempo e ancora non vivevamo nella stessa casa. L'abitazione che avevo diviso con il mio ex si era liberata perché con l'aiuto dell'avvocato eravamo riusciti a costringerlo ad andarsene, ma i miei genitori non erano convinti del fatto che ci tornassi a vivere con il mio nuovo compagno. Cosa avrebbe pensato la gente?
La prima in assoluto a sapere della gravidanza fu la nonna di Federico, Maria, che ci diede la sua benedizione e ci convinse a dirlo immediatamente anche al padre di Federico, ma noi invece avremmo voluto attendere il ritorno di sua madre dal lavoro per comunicarlo a tutti e due contemporaneamente. Quando Carlo, il padre di Federico, lo seppe, mi disse solamente che avrebbe dovuto essere una femmina. Nella loro palazzina, abitata solamente dai parenti di Federico, zii e cugini, c'era stata una sola femmina, sua cugina Floriana, ormai trentenne. Tutti gli altri cugini sono maschi e quindi sentivano la necessità di una nipote. Casa di Federico accolse la notizia come una festa. C'era un pezzo che volevo. Allora, vidi nostra figlia che ancora non sapevo fosse femmina quando era ancora un puntino, durante un'ecografia in cui nemmeno il medico credeva che saremmo riusciti a vederla perché era veramente troppo presto. E fu immediatamente amore, ma non riuscivo a capacitarmi che quella cosa piccolissima fosse una vita che cresceva dentro di me. In quel momento sentii tutta la meraviglia, il miracolo di una nuova vita, il nostro miracolo. Quando ci frequentavamo ancora solamente da amici, Federico mi disse di aver sognato di avere una figlia di nome Luce, ma non mi disse che nel sogno era anche mia figlia. Quando mi disse il nome della bambina, ebbi quasi una visione dove mi apparve uno spaccato di futuro e decisi che Luce sarebbe stata anche mia figlia. Ecco qua, un pezzo del capitolo Luce. Ecco, sì, vorrei partire proprio da quest'ultima frase che hai letto. Quindi potrei affermare che l'amore tra te e Federico, almeno da parte sua, era già nato da 10 anni, no? Da quello che ho capito, forse anche di più, da sempre, perché vi conoscete da quanto? A noi ci conosciamo da più o meno 22-23 anni. Quindi insomma, e lui... Siamo insieme da 11 ormai, quindi sì, era un po' di tempo insomma già che ci conoscevamo, anche se poi ci eravamo persi ovviamente di vista per una decina d'anni. E posso dire che l'amore verso Federico, che poi adesso è il tuo compagno, tuo marito, adesso non so, ormai sì, siamo sposati, quindi tuo marito è nato quando lui ti ha raccontato il sogno. Ma in realtà no, noi ci stavamo già frequentando da amici e io avevo già ritrovato delle cose che avevo visto in lui quando ci siamo, diciamo, conosciuti all'inizio, quando eravamo molto giovani. E, però quella no, quella è stata solo la conferma in qualche modo, no? Che dovevo, cioè che comunque era così, era destino, dovevamo essere noi e poi doveva esserci nostra figlia Luce. Noi avevamo la certezza che fosse femmina, per esempio, vi racconto un aneddoto divertentissimo, dal ginecologo che mi faceva l'ecografia una volta al mese, perché era quello che poi mi seguiva con la gravidanza in generale, quindi seguiva anche il feto, e la crescita, lo sviluppo. A un certo punto ci disse in maniera molto prematura: è maschio. Io uscendo gli dissi: no, non è possibile, perché è femmina, è assolutamente femmina e si dovrà chiamare Luce. E lui mi disse: guarda, secondo me sei sbagliato, perché probabilmente ha visto il cordone ombelicale, non altro. E infatti poi l'ecografia morfologica è quella che in effetti stabilisce e dichiara il sesso nella maniera, diciamo, più sicura, disse infatti che era femmina. Era femmina. E io ero sicura, non era possibile per me che fosse un maschio. Adesso Luce quanti anni ha? Ha 9 anni. Ha 9 anni. Spero di conoscerla presto, allora. Quando... Luce è una furfante, però è dolcissima, non perché è mia figlia, ma ha una sensibilità veramente molto acuta e penso che sia una prerogativa, un po' come dicevamo anche l'altra volta, dei bambini di questo periodo, secondo me. Quindi tu vedi un'umanità che si sta evolvendo? Sì, molto, spiritualmente sicuramente. I bambini hanno, oggi, i bambini di oggi hanno un potenziale immenso, speriamo che non venga tarpato soprattutto. Beh, ci stanno provando secondo me, come questo. Sì, un po' sì, anche se loro resistono. Un bel po' purtroppo. Cara Chiara, siamo giunti alla fine del nostro incontro, della nostra puntata radiofonica. Vuoi salutare qualcuno? Ma ovviamente tutti gli
degli ascoltatori, ci sono molti amici miei che ascoltano volentieri e continuano a farti complimenti. Grazie, io li ringrazio di cuore e spero di conoscerli presto. Eh sì, sicuramente sarebbe molto bello perché mi dicono che amano molto questa trasmissione perché, come dicevamo, riusciamo a parlare, no? In maniera molto tranquilla, come una chiacchierata tra Sì, amici, quindi è sì. bello da ascoltare, evidentemente. E quindi saluto tutti, ovviamente saluto la compagna del tuo amico, un grandissimo abbraccio da parte mia. Poi Allora, se volesse parlarmi, io sono disponibile a parlare di qualsiasi cosa, quindi puoi dargli il mio numero, puoi fare quello che vuoi. grazie mille, si chiama Elena, così almeno l'abbracci direttamente col suo nome. Un abbraccio grandissimo, Elena. Ecco, io saluto tutti coloro che hai già salutato, in particolare Luce, che spero di conoscere presto. E per quanto riguarda me, te e i nostri ascoltatori, ci risentiamo, è vero, cioè, ci sarai mercoledì prossimo, cara Ma Chiara. certo, sicuramente. Ci È un risentiamo. tempo che tengo a disposizione perché è veramente importante, secondo me. Grazie, grazie mille a nome mio, ma soprattutto dei nostri ascoltatori. E quindi ci risentiamo sempre alle 21 circa, mercoledì prossimo, con Il Mondo in Parole. A voi tutti, buonanotte.